Ora stiamo a vedere cosa fanno, cosa fa lo Stato, al di là delle dichiarazioni, delle cose, di cui Bossi se ne impippa, non gli interessa niente che la Gelmini dica ad Agro togliete i simboli padani e quello risponde solo se me lo dice Bossi. E poi Bossi va in televisione e dice sono porci appunto questi romani. Questo non gliene interessa niente a nessuno se non c'è la capacità invece di punire questi comportamenti per la gravità che questi comportamenti hanno e mettere la Lega e i leghisti nelle condizioni di rendersi conto che loro non sono più forti dello Stato. Non sono più forti di tutti noi, che loro sono in questo stato, dentro questa Costituzione e la devono rispettare. La devono rispettare. Ogni volta che non la rispettano, non può essere preso come il comportamento dello scemo del villaggio, ma sì, dai, lascia, appunto come il comportamento dello scemo del villaggio, per cui dici, ma sì, dai, lascialo fare, che così tanto si sa chi è diciamo, così un modo di esprimere, non è, no, altro che, oltre che un modo di esprimere, è anche un modo di offendere, un modo di violare la legge e di violare, le regole e i diritti. E questo non gli può essere permesso. Ora io spero che rispetto a questo comportamento, o se Bossi non chiede scusa e ad Adro non vengono tolti i simboli, dovremo fare una manifestazione nazionale a Milano contro il razzismo, contro il fascismo, per la Costituzione e contro la Lega. La dobbiamo fare apertamente, si devono scontrare col resto dello Stato ogni volta che fanno quelle cazzate.